Buona giornata, buona vita. Buon dì, Madonna. Allora intesi, Jacopo. Questo costume è mio. Avete fatto un buon affare, messere. È un magnifico velluto. E poi, con i tempi che corrono, è una vera sciocchezza lasciarsi sfuggire un costume così bello. Bartolomeo! Bartolomeo, babbo ti chiama, non senti? Dimmi, babbo. Portami il mantello rosso. Sia tranquillo, messere, glielo porterà mio figlio. Abbiate cura di voi stesso, Jacopo. Troppa grazia, messere. Troppa grazia. Ecco, babbo. Eh sì, è un po' troppo carico di rosso, ma messer Lorenzo ne sarà contento. Caterina! Caterina! Senti, tua madre chiama Caterina. Cercala. Quella bambina è un capriolo. È un'ora che ti chiamo. Sei diventata sorda? Mamma, stavo nell'orto. A dar fastidio ai tintori. Siedi piuttosto e aiutami ad affettare le cipolle. Alla tua età sapevo già cucinare. Ah! Cucinare, c'è ancora tempo, Lapa. Lo sapevo. Oh, babbo. Ma cosa hai combinato? Vedi quanto è sventata. Guarda. Tu vieni sempre al punto giusto. A proposito, ora che mi ricordo, Caterina, devi andare da tua sorella maritata per un servizio. Stefano ti farà compagnia. Vado subito a chiamarlo. Sì, ma non dovete perdervi per strada. Non voglio stare in pensiero. Faremo presto. Stefano! Stefano! Non vedo nessuno.
Caterina, vattene. Non voglio venire. Andiamo, Caterina. Facciamo tardi. Imbrisce, non vedi? Ma che è? Perché piangi? Che cosa hai visto? Caterina, vieni qui. Cos'hai, Caterina? Cosa c'è? Non stai bene? Ti vedo turbata. Ti vai sciupando in volto. No, mamma, sto bene. Sì? Allora vai a giocare, figlia mia, finché ne hai il tempo. Andrò da babbo. Mi divertirò con i suoi colori. Monna Lapa, zio Jacopo mi incarica di dirvi che oggi a pranzo abbiamo Messere Lorenzetti. Questa casa mi sembra una taverna, ogni giorno un invitato nuovo. Tommaso. Sì, Monna Lapa. E tu al convento hai mangiato? Ci vado adesso. Perché qui non puoi mangiare? Sono 5 anni che siedo a questa tavola. Fra 7 anni dirò la prima messa. In questa casa ti abbiamo trattato come un figlio. E sei contento? Sono felice, Monna Lapa. Cosa hai fatto, Caterina? Oh. Ma guarda come ti sei conciata. Oh. Venta su, pulisciti. Dai, buona. Ti vede la mamma, saranno guai. Come potrai venire alle mie nozze se sarai sempre sporca di colori? Thank you.
è partita da casa. Ogni volta che esce si perde per strada. Quella fantastica. Ma oggi mi priverò di mandarla fuori. Io so dove va a finire. Sicuramente a quest'ora è in chiesa. E non fa male. In questa casa una preghiera in più non guasta. Intanto i panni di Francia calano di prezzo e i nostri aumentano. Ma Caterina esagera. Ma io so come devo guarirla. Certi fanatismi si guariscono con un bel marito. E Caterina si sposerà. Parola di monna Lapa dei piangenti. Ah, sei qui. E hai anche sentito? Benissimo. Col matrimonio ti guarirò dalle tue manie. Perché sono manie, te lo dice tua madre. Sono stufa di sentire pater nostri a ogni colpo di campana. Ma sì, sì, vai nella tua stanza, vai, vai. E tu stai attenta. Questa è una stoffa preziosa. Quanto è veritio, questa casa non si respira più. 5, 3, 8, 9. Comanda, messere. No, niente. Buona Lapa, io mi ritiro. Vai, vai, Tessa, buon riposo. Buonanotte. Buonanotte. Non va bene. Jacopo. 5, 3, 8. Jacopo, insomma, dammi ascolto tutto il giorno, sempre curvo su quei benedetti libri. Stolta Lapa, sono questi che fanno vivere i tuoi figli. 8 e 8, 16. 8, 8, 16 e 6, 22. Che c'è? C'è questo. E là non c'è scritto. Vuoi saperlo? Tua figlia Caterina ha le lune. Ma che lune? Tutto il giorno che ti travagli, Lapa. Caterina è tanto giovane. E da maritare. Santo cielo, sei appena sposata a Buonaventura, che pure questa vuoi toglierti da casa. 5 e 4, 9. 9 e 2, 11. 5, 4, 9 ed è 11, va bene. Ora, 3, 3, 3, 1. Noi invecchiamo, Jacopo. Quanto hai detto, sorella? Bastano 5. Hai preso i soldi? Sì, me li ha dati tuo marito. Buonaventura, guarda chi c'è. Quanta gioia, mamma, averti nella mia casa. Sono venuta di proposito. Volevo vederti nella tua casa, sposa felice. Dov'è Caterina? È andata a comprare degli zendali. Io vado, Buonaventura. E voi, mamma, mangerete con noi. Ci vedremo al tocco. Arrivederci, Nicolò. Ti piace, mamma? Ti adorna molto. Sei bella. Come vorrei che Caterina ti somigliasse. Buonaventura, tu sei la prediletta di Caterina. A te dà ascolto. Ho saputo che la porterai alla Maggiolata e ne sono contenta. Con te conoscerai lati belli della vita che non si trovano soltanto in chiesa pregando. Ci ho già pensato, mamma. Guarda, con questo la convincerò. L'ho cucito di nascosto. Per farmi piacere, vedrai che verrà alla festa. Lo spero tanto, figlia. Voglio che Caterina si mariti. Come te abbia una famiglia e sia felice. Stai tranquilla, mamma. Caterina sarà lieta di darmi una gioia. Verrà con me alla Maggiolata. Guarda quanta bella Caterina. Le chiome bionde le donano al viso. Hai fatto miracoli. Sì,
se l'è sbionditi col chiaro di luna. Monna Lapa sarà contenta adesso. Tutte le mamme vogliono le figlie belle. E Maria. Oh, Buonaventura, cos'hai? Oh. Sorella mia, soffri molto. Niente, cara, passerà. I bimbi prima di nascere sgambettano come caprioli. State più lontane, Dio mio, ma dove sarà Nicolò? Non ho nulla, Caterina. Ritorna. Aiutatemi, per favore, aiutatemi a sollevarla. Febbre puerperale. Crisi mai? È una cosa grave. Nessun farmaco abbiamo per curarla. Voi siete il padre e devo dirvi tutto. Più volte starai sotto il chiaro di luna, più biondi e dorati saranno i tuoi capelli. Ricordati, Caterina. Hai visto, mamma, com'è ora felice? Non ti rimbrotta più. Adesso che sei tornata a nuova vita. Non piangere, Caterina. Non sciupare i tuoi occhi. Tu sai parlare con Dio. La ciotola è ancora piena. Perché non mangi, Caterina? Mangerà quando nessuno la vede. Tu stai zitta. E tu non dici niente. Tua figlia digiuna al suo capriccio e tu non intervieni. Ma guardala in viso, guardala, guardala. Ancora qualche mese e perderemo anche lei. Ma questo non accadrà. Tu mangerai. Te lo farò vedere io. Dimagra ancora un po'. È un fidanzato, me lo saluti. Ma io sono già sposata, mamma. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Sì, mamma, la Madonna mi ha dato per sposo il suo divin figliuolo. Lapa, ti proibisco di ridere. Se in te le parole di Caterina suscitano ilarità, fa a meno di pregare quando appare il giorno. Togli i piedi, maledetta. Mamma! Quando io manco, battetemi, perché un'altra volta sia più cauta, come di dovere. Ma vi supplico, non maledite nessuno, perché non conviene alla vostra maternità. Sebbene il primo consiglio che ti ho dato sia stato quello di disprezzare il mondo per accostarti sempre più a Dio, ricordati, Caterina, che a nessuno è concesso di giungere fino al punto di non onorare il padre e la madre. Mai è accaduto che io le abbia offesi. Eppure, Caterina, sono essi che mi hanno chiesto di parlarti. Non ne posso più, non ne posso più, Tommaso. I miei fratelli mi deridono. Il loro scherno mi fa soffrire. Dimmi tu cosa devo fare. Però ti avverto che sono ben decisa nella mia vocazione. Anch'io voglio vestire il tuo abito. Stanotte ho sognato San Domenico. Domenico. Meraviglioso sogno. Io sono un frate, Caterina, e altri consigli non saprei darti. Dal momento che vuoi servire solamente il Signore, taglia i tuoi capelli. Questo è l'atto della vera consacrazione. I tuoi forse ti comprenderanno. Ti vuole tua madre.
Continua tu. Caterina avrà male alla testa. Perché? Non l'hai visto, con quel velo che le stringe il capo? Hai sentito? Tutta Siena dice che non vuoi maritarti. Conosco la tua volontà, ma chi decide sono io. Ora ti farò vedere chi comanda in questa casa. Mamma, tutto quello che dice la gente è vero. Non ha torto. Se metto le mani nei tuoi capelli, te li strapperò tutti. Prendeteli pure, i miei capelli. Ormai li ho consacrati al Signore. Sei diventata pazza. Cosa credi? Di esserti liberata dall'obbligo di fare quello che vuoi? È cominciato lo spettacolo. E a costo di spezzarti la schiena, io ti costringerò a prendere marito. Intanto sostituirai la serva. Puoi andare. Perdonatemi, amica mia. A volte coi figli bisogna essere molto duri. Su 24 che ne ho avuti, è la prima volta che soffro così. Gravi umiliazioni ha subito il Signore. Ciò che fai adesso è in suo nome. Ti avvierai così al tuo dolce destino. Con certezza adesso ti dico che meriti di indossare l'abito di San Domenico. Caterina, ricordati che il nostro ordine non è solo contemplazione, ma lotta. Lotta contro l'errore, contro i vizi e contro la viltà. Il nostro abito è una divisa di guerra che ci impone fede, disciplina e coraggio. Quelle virtù che vincono ogni battaglia. Sventata, guarda dove metti i piedi! Bartolomeo! Torna al lavoro. Ora basta. Alzati, Caterina, e non aver timore. Tessa, raccogli. Io ti ho sempre compresa e credo che Dio non voglia tanta mortificazione. Ti sono grata, papà. Bene. Entri a proposito, Lapa. Ho deciso. Caterina tornerà al suo posto di famiglia e guai a chi oserà inveire contro di lei. E voi, mamma, levatevi dal cuore ogni pensiero di volermi al mondo. Nulla vi chiedo che possa pesarvi. Consentitemi soltanto di obbedire a Dio. Sposi Cristo. Miglior parente non avranno mai più i beni in casa. Thank you.
Sì, sì, è vero. Se non credete, chiedetelo a chiunque. Tutti lo sanno, madre superiora. Palmerina, calmatevi. La sofferenza non vi autorizza a diffamare Caterina. Ma è vero quello che dico. 100 giovani ronzano intorno a Caterina come galli in un pollaio. Andate. No, no, anche loro debbono ascoltare. Caterina non è degna di portare il nostro abito. Me l'avevo detto che era troppo giovane. Adesso il suo onore è soltanto una favola. Vedete, non ha neppure il coraggio di difendersi, la pia, la pura Caterina. Lasciatela, Caterina. La vostra presenza la irrita giustamente. Ritiratevi. Altri malati vi attendono. Altri malati predilige. Pudicizie inutili, madre. Sia lodato Gesù Cristo. Dio sia con voi, sorella. Thank you.
l'ora del mio turno all'ospedale. Palmerina ti attende, ti vuole vicina. Surse ver lui del loco e priastava, dicendo: O Mantovano, io son sordello della tua terra. E null'altro abbracciava. Ai serva Italia, di dolore ostello, nove senza nocchiero in gran tempesta. Adesso, babbo, viene il nocchiero. L'imperatore tedesco Carlo IV potrebbe esserlo, ha un esercito potente, bravi capitani, ottimi consiglieri. Adesso, passando per Siena, potrebbe veramente... Non vi illudete, figli miei. Ne ho visti troppi stranieri calare dal nord. Tutti la stessa storia. Propositi, programmi, belle parole. Ma la conclusione? Rapine, saccheggi, miserie. Altro che imperatori, occorre per dipanare la matassa di voi senesi. In compenso gli preparate il palio e Baldoria. Brava Lapa, finalmente tu ragioni. Tra male gatte era venuto il sorco. L'ha detto lui, Dante, l'Alighiero. Babbo, tu esageri. Jacopo, non contraddire gli uomini di governo. Da quando i tuoi figli siedono sugli scanni del comune all'opposizione, tira sempre tramontana, arie da tutte le parti. A chi la canti, mamma? La canto a Sordello. Ma domani è giornata piena, pensa di panare che imbrogli anche la tua lana. Sempre discorsi inutili. Sì, inutili con quelli vostri nelle cantine dei palazzi. Adesso ci riuniamo nelle cantine, domani sugli scanni del comune. Parole, parole. Ma figli miei, pensate piuttosto a divertirvi. Spira intorno il carnevale. Spolverate i vostri cembali. Il vostro sangue diventerà più dolce. Colpire un maiale o uno dei 12 non fa alcuna differenza. Certo, Romei, ma quelli sono vivi. 9, 12, signori e plebei, sempre politiche e fazioni frullano nelle vostre teste. Pensiamo al gaudio del carnevale, cavalieri. Oh, ben detto, Madonna Ornella. Bravo, Becci. Tre cose solamente mi sono in grado, le quali posso non ben fornire, cioè la donna, la taverna e il dado. Queste mi fanno il cor lieto sentire. Poesie, Messer Becci. I 12 son feccia popolare, hanno poca grazia ma denti acuti, e son pronti a mordere. E sbraneranno ancora a pieni bocconi se noi nobili continueremo ad essere disuniti, anzi nemici, come voi, missere, e il nobile Saracini. Madonna Angelica, io vi comprendo. 5 volte tanto di bolgani d'oro perfettamente coniati offrirò a colui che saprà rendere docile il mio nemico Messer Saracini. A caro prezzo chiedete la pace, Messere Tolomei. Messere Tolomei, c'è una donna capace di tanto. Chi è costei, Messer Pelacani? Una vergine, se vi aggrada. Troppa grazia per il vecchio Saracini. Ne avrà abbastanza, poiché se la giovane Caterina opera i miracoli di cui sussurra tutta Siena, vedrete che il Saracini verrà qui come mulo da basto. Se ciò accade, raddoppio la posta. Anch'io voglio un miracolo. E perché no? A 4 passi da qui, in Fontebranda, abita la Vergine dei Miracoli. Missere, io credo che noi non abbiamo nulla da invidiare ai bassi mercanti. E poiché si è parlato dei 12, a me sembra che qui se ne uguagli le maniere. Rispetto i vostri casati, ma la nobiltà mi impone altri contegni. Non permetto che si parli così di una donna sconosciuta. Giovane nobile Spavaldo Neri di Landoccio, l'ho conosciuto in fasce, e il tuo linguaggio è ardito.
Mi meraviglio che tu difenda una donna sconosciuta. Io difendo ogni donna, missere. Tutti così, poeti, la solita rima per tutte le madonne. Aspettaci, Neri. Voglio vedere se la tua nuova stella gioverà a questa nostra pace. Andiamo, misteri. Missere, quanto onore riceve questa casa, missere, dalla vostra nobile presenza. Tu hai per figlia una bigotta di 20 anni? Ne ho molte, missere. Io parlo di Caterina, la vergine miracolosa, vecchio stolto. Il vostro non è il linguaggio di un nobile, missere. Forse più garbo hanno i vostri servi. Come osi? Non sai tu chi sono? Certo. Il nobile Tolomei. Tu cerchi la pace per scherzo, ma l'avrai ugualmente perché essa è giovevole alla nostra città, dove l'odio ramifica come pianta rampicante. Tu mi darai la pace. E chi te l'ha chiesta questa pace rampicante? Tu l'hai chiesta. E l'oro che hai promesso per questa pace, tu, missere, lo offrirai ai poveri di San Domenico. Buonanotte, missere Neri di Landoccia. Tu mi conosci? Tutta Siena canta le tue ballate e si vanta di averti come poeta. Rischiano con i nostri la morte giorno per giorno e lei... Io sono pronto, figlia, a fare ogni tua volontà. Parlerò io stesso al podestà e non dubitare di questa mia decisione. Le famiglie Saracini e Tolomei torneranno amiche, te lo prometto, Caterina. Comune amore di Siena, possano le vostre nobili famiglie riunirsi in una pace duratura e tramandare tradizioni gloriose della Repubblica. Caterina. Sì, padre. Avvicinati. Mm.
vicino, Caterina. Non ho molto tempo. Ti raccomando, la mamma. E se mi ricorderai nelle tue preghiere, avrò il perdono di Dio. Stefano, apri la finestra. Di esso va incontro ad accuse. Tu sai bene l'usanza. Donna di Trivio sarai senza mantello. Prendilo, meglio senza onore. Che senza carità. Nella mia carne i suoi debiti in terra ed il fuoco bruci me per i suoi peccati. Liberalo dal male che t'offese e alla tua gloria assurga l'anima sua. Io, Caterina, ancella e serva tua, questo ti chiedo, mio Signore.
Perché così tardi ben in casa? Il tocco è suonato già da un pezzo. Le ronde sono fitte, Boccanera. I nove fiutano il pericolo. Hanno l'odorato fino a quelli del governo. Non per niente messer Balducci, l'ambasciatore a Roma, ha ruolato ieri una nuova compagnia. Sono brettoni. Sono stranieri avventurieri. Chi ti ha dato queste notizie, ben in casa? Sei ingenuo, Boccanera. Queste sono notizie vere. I ben in casa hanno una sorella che, pur amando la plebe, tiene banchetto con i ricchi. Basta, vi dico. Non siamo qui per beghe personali. Guercio, t'avverto. Scordati di mia sorella. Lascia perdere, Stefano. Il guercio mi interessa. Ben in casa. Non fate grida, amici, passa il bagello. Madonna Angelica, non t'avevo visto, ti chiedo perdono. Il mio caro Neri, mi hai abbandonato. Misere. Madonna, nuova gaiezza occupa il mio tempo. Anch'io vorrei gustare questa tua gaiezza. La mia nuova gioia sorge a Fontebranda. Alludi forse a Caterina Benincasa? I miei servi dicono che è diventata famosa. Compie miracoli e tutti accorrono per vederla in estasi con Dio. Il tuo sarcasmo offende la dolcezza del tuo viso. Non voglio turbare l'incanto del tuo amore, mio nobile poeta. Ripeto soltanto ciò che mormora Siena. È vero quello che cianciano nelle strade? Sì, cianciano. Come fai tu adesso in questa via? Sei stregato più di quanto credevo, come gli altri giovani misseri che vanno in quella casa. So benissimo che i fratelli di Caterina sono rivoltosi. Fanno parte dei dodici e sai bene pure come il mio babbo sia nemico di tutti i partigiani. Allontanati da quella trista brigata finché sei in tempo. Ti ringrazio dell'avvertimento. Ricordati però che mentre giovani e nobili misseri in casa tua mangiano agnelli, in casa di Caterina altri giovani pregano per i tuoi peccati. E poi sta scritto non buttar perle ai porci. Tieni, Francesca, consegnala all'Apo. Che la dia personalmente al capitano di giustizia. Dica inoltre che il mio babbo non ha fatto ritorno in città. Avvertilo che sia prudente. State tranquilla, Madonna. Il pugnale di Lapo punge. Fermati, Lapo. Se il tuo padrone ti manda di notte dal capitano di giustizia, tu sarai autore di ben triste notizie. Levati dai piedi, bastardo. Hai troppa fretta, Lapo. Oh, mi incuriosisci. Svelto, tiriamolo da parte. No, passa il margine. Dei nove sta per muovere contro di noi. Presto, venite subito con me. Vi metterò in salvo nella chiesa di Sant'Antonio. Lì sono nascosti altri compagni. No, basta con sangue sparso inutilmente. I miei fratelli non verranno a Sant'Antonio. E mando loro fortemente per quelli che già vi sono. Tu piuttosto corri da loro ed avvertili del pericolo. I miei fratelli verranno con me. Parlo! Dove stanno nascosti gli altri? Se non me lo dici, raddoppieremo le frustate. Stanno nascosti a Sant'Antonio. Firenze vi accoglierà sereni. Addio, fratelli, e che il nostro babbo dal cielo vi protegga. Addio. Di Stallorecci. Ma no, tu fantastichi. Chi è? Chi è? Che fai? Fermati! Eccoli!
Erben in casa deve parlare. Cosa chiedete, sorella, a quest'ora? Non è conveniente per voi, mantellata, uscire di notte? Quando qualcuno ha bisogno d'aiuto, non importa che sia giorno o notte. A Sant'Antonio combattono fratelli contro fratelli, ma non udite la campana. Sorella, sono rivoltosi e tramano ogni giorno ai danni dello Stato. Io voglio distruggere questo nido di vipere. Spada contro spada, per in casa. E non vane parole. Vi scongiuro, missere, sono giovani e pazze il loro cervello. Non debbono morire, sono figli nostri, figli di Siena. E va bene. Io vi prometto, sorella, che se cederanno subito le armi, riacquisteranno altrove la libertà. La Repubblica farà grazia della loro vita. Altre promesse non posso farvi, sorella. Giustizia, missere. I ribelli di Sant'Antonio hanno deposto le armi. Vai, avverti subito il capitano del popolo. Contenta, ben in casa? Adesso a voi, Caterina. Voi li conoscete bene. Sono cardatori di panni, tintori, battipietre, lunatici artigiani. Quindi convinceteli. Quando il cero che sarà subito acceso a Porta San Marco si spegnerà, allora finirà la clemenza della Repubblica. E per coloro che a quel momento non saranno lontani da Siena, tremenda, ben in casa, sarà la nostra giustizia. Nessuna clemenza, Caterina. Avranno quella di Dio, missere. Un cavaliere perugino non chiede pietà ad una senese. Lasciatemi! Carni vendute! Maledetti! Mi stroncate le braccia! Maledetti! Anche tu per il prigioniero, ben in casa? Sì. Niente da fare, sorella. È giù che si torce e geme. E se non sputa i nomi dei complici avrà le membra spulpe prima che spunti l'alba. Finirà che mozzeranno il capo a un uomo morto. Allora, Perugino, vuoi deciderti? Chi sono i tuoi complici? Acqua! Ma non capisci quanto siete ingenui voi di Perugia? Guarda qui! Sono loro che ti hanno condannato. Sono loro. I nobili misseri del governo di Perugia hanno chiesto la tua libertà. Perché tanto interesse alla tua persona, cavaliere? Fuori il tuo segreto. Non val nulla a mentire con noi. Non si è mai detto che i perugini la facciano in barba ai senesi. Voi, misseri, andate!
Che vuoi? Monaca e spia tu sei. Non sono una spia, né monaca sono, fratello. Sono figlia di San Domenico. Ti disprezzo ugualmente. Perché? Perché non voglio che mi si parli né di paradiso né d'inferno. Non credo a nessuno. Tu, perché? Vedi piuttosto se le tue preghiere sono capaci di rimarginare queste piaghe. Sei tanto giovane, Nicolò. E debbo morire, capisci? Lontano dalla mia Perugia, da mia madre. Io voglio vivere, vivere a modo mio! Tu vivrai. Cosa hai detto? Vivrai in eterno con Dio, abbi fede. Tu mi fai fede perché non tocca a te morire. Credi in Dio. Tu puoi credere in Lui perché ti lascia vivere. Amalo. Tu puoi amarlo perché ti lascia vivere. Amalo. Tu, vattene, vattene. Piange e ti disperi perché vuoi vivere. Io piango perché vorrei morire. Ho paura della morte, sorella. Oh, felice te, fratello, che andrai alle nozze. So, sorridi a bella sposa morta. Va incontro a lei felice. Ho paura di non essere forte dinanzi al carnefice. Non mi abbandonare. Santa, è un'ora di notte. Non ti abbandonerò, fratello. Stanotte le mie preghiere ti starò vicino. Sangue.
No, non così, fratello. Ciò che tu hai fatto spiace a Dio e non fa onore a Siena. Né la gioia di un'amara vittoria sui fratelli è motivo per dimenticare il sacro dovere della carità. Oh, senti, carità! Contro i nemici della Repubblica nessuna carità. Tu piuttosto limitati a pregare Dio. Ehi, t'hanno conciato a dovere i ribelli, masnadiero. Giuro a Dio che mi vendicherò. Sì, in capo al mondo li beccherai. La santa di Pontebranda li ha resi uccel di bosco. È più facile vincere un palio. Santa, ha detto. La santa dei giovinastri fannulloni. Ben detto, Madonna. Strega, direi. Ha stregato tutti, anche i signori di pazzo. Ecco, vedete, sangue inutile. Perché abbiamo combattuto se li hanno liberati tutti? Adesso i fuoriusciti sono più pericolosi di prima. E io non capisco, babbo, come voi, uomini esperti e saggi nell'arte del governo, vi siate lasciati abbindolare da quella donnetta. Il podestà. Ha incantato anche lui, te, tutti. Ma siete sordi. Non capite che per questa Pontebrandina macilenta e insignificante tutta Siena va in dannazione. I magistrati liberano i ribelli. I giovani intristiscono inutilmente. I frati si impiccano. Sì, perché c'è anche questa bella novità. Angelica, frena il tuo linguaggio. Pietro di Mastrolando si è forse impiccato per me? Fra Pietro. Un frate che non era più frate. Oh. Si era già spogliato quando lo videro con la corda al collo. È inutile, Fra Modesto. Siamo noi i colpevoli. Avremmo dovuto gettarla nella tressa e non per le scale del sagrato. Ormai lo scandalo dilaga. Il suo nome è sulla bocca di tutti e ognuno a Siena l'accusa di qualche sortilegio. Chi parla di una botte che non si vuota mai, chi fantastica di miracoli chissà dove accaduti, chi dice che fa tresca coi ribelli e noi l'ordine ne paghiamo le spese. Uscite un po'. Mezzi sorrisi, motti salaci, non si può più camminare per Siena e tutto questo per vana gloria. Nessuno me lo toglie dal capo. Frate Antino, calmatevi. Inveire non si addice al nostro abito. Il sospetto può esservi sempre la mano del demonio. Il capitolo generale l'ha chiamata a Firenze e deciderà lui. Era ora, Fra Modesto, sia ringraziato il Dio. Finalmente stamane ne sentirete delle belle. Attendevo un miracolo ed ecco che arriva la santa. Non prendetela su questo tono, frate Antino. Noi siamo qui per ascoltare e non per giudicare. D'accordo, per ascoltare. Ma anche per annientare strane creature che presumono d'essere ispirate da Dio. Questa donna, frate Modesto, inganna gli ignoranti e si prende beffa di noi. Forse soltanto di voi che non la conoscete. Caterina è generosa. Conosco bene io la donna. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Passiones nostras quesumus Domine, aspirando preveni et adiuvando prosequere. Ut cuncta nostra operatio, a te sem principiat et per te cepta filiatur. Per Christum Domine nostro. Amen. Siedi su quello scanno, se vuoi.
Frate Tommaso, voi interverrete se io ve lo chiedo. Caterina, noi siamo qui per esaminare ciò che è stato motivo di mormorio e dovrai rispondere come conviene al nostro ordine. Io so che solo la verità è la fiaccola che guida i figli di San Domenico, reverendissimo padre. Io amo il Dio e chi ama è sempre fedele a colui che egli ama. Caterina, è vero che tu parli con Dio? E lui mi ascolta. Presuntuosa! È magnifico, fratelli, come vorrei ascoltare anch'io quei colloqui. L'amore, fratello, non s'acquista se non con l'amore. Ti ascolta, hai detto? Sì. Quando mi apparve su una strada antica, l'anima mia esultò di gioia. Quando ti apparve nostro Signore, Caterina? Avevo 7 anni. E voglio offrirmi a lui. A 7 anni nulla è serio nel cervello, maestro. Qui non siamo convenuti per sentirci beffati. Maestro, non conviene simile linguaggio al nostro abito. Fra Piantino insulta, non domanda. Tommaso, non t'accorare. Chi non ha battaglia non ha vittoria. Ed oggi, come allora piccola fanciulla, ho voglia di mettere il sangue, la vita e le ossa nella Santa Chiesa. Cattiva morte di un frate ti si accusa. Quel frate forse amò una donna che amava Dio. La perfezione non sta, padre mio, soltanto nell'avvilire inutilmente il corpo, ma nell'uccidere la propria perversa volontà. Dove hai letto queste alate sentenze? Io non so leggere, né scrivere, padre mio. Tu sai però, Caterina, che anche fra le tue compagne mantellate serpeggia il malumore. Perché tanto spettacolo nelle tue preghiere? Forse la vanagloria che ti spinge tanto a pregare. No! No, non dite quella parola. Mi supplica, amatissimo padre, le mie preghiere non sono vanagloria. Vedete, maestro, abbiamo colpito nel segno. Frate Antino, siete ingiusto. Nessuna moderazione frena il vostro impulso. Qui non è un processo. E voi non sia il più indicato a giudicare e percepire la scintilla divina che illumina Caterina Benincasa. Frate Tommaso. Chi molto ama, molto si duole. Onde chi cresce amore, cresce dolore. Io darò lacrime e preghiere e Dio mi farà grazia, dandomi la gioia di essere compresa. Caterina, asciuga le tue lacrime, che sembrano sincere. Vorrei crederti, ma l'autorità mi vieta di ascoltare i palpiti del cuore. Amare e predicare Dio non è peccato quando lontani si sta dalla convulsa vita. E di te, Caterina, il mondo laico troppo parla. Forse dubbi e bugie ai padri qui presenti prendono la mente. Ma qui, maestro, ciance crediamo. La nebbia ottusa del dubbio mi impedisce di leggere chiaramente nel mio cuore. Solo la mia anima, se avesse il dono della parola, potrebbe rispondere alle vostre accuse. Io confesso che sono comune mortale e ciò mi è dolcissima grazia. E per la via della morte, che prima o poi tutti noi percorreremo, io giungerò al mio vero fine, cioè a Dio. E Dio, fratelli miei, è tutta la mia vita. Questa mia vita è un libro aperto. Io, Caterina, serva dei servi di Cristo, voglio che voi crediate. Non per vanagloria, fratelli, io vivo ed opero, ma per la vera gloria di Dio. La mia vera natura è fuoco, cioè amore. E per questo amor divino che mi incendia l'anima, io vi dico, come me, bagnatevi nel sangue di
di Cristo, vestitevi, annegatevi, ubriacatevi nel sangue di Cristo. E io, Caterina, che voglio la redenzione, nel sangue soddisfo e soddisferò l'anima mia. E se voi, fratelli miei, ricordatevi, sarete come dovete essere, incendierete d'amore tutta l'Italia. Rimarrò a Firenze. Il capitolo generale ti affiderà a Fra Raimondo da Capua, uomo dotto e prudente, che ti guiderà e ti aiuterà nel cammino che percorrerai. Dalla peste che infuriava dentro le sue mura, accolse ansiosa Caterina. Aveva bisogno di lei, del suo Fertil amore. Da oggi, nuove terre, nuovi cieli. Ah, eccole, Anselmuccio, le vanità di Siena. Che ti lagni? Anche da morta è un magnifico regalo. Chetati, fratello, è tornata la santa. No, sorella, quella donna è tua nemica. Santa, non t'accostare. Tutti sono morti là dentro, mietuti dalla peste. Ma sento grida di donna. Angelica vive. Chi grida vive, misere. Fermati! No, no! Che fai, Neri? Ferma quel sacco. Andiamo via, sorella. Per carità, quella che grida è tua nemica. Non abbiamo nemici. Vicino alla morte tutto si placa. Voi continuate. Non t'avvicinare, il morbo oltre all'anima t'ha pestato le carni. Aiutami, Neri, abbi pietà di me. Nulla posso farti, sei rimasta sola, nessuno ti ascolta. Ho sentito le grida e per pietà sono qui. Dimmi, Neri, ti scongiuro, dov'è Caterina, la santa? Caterina, chiedi di lei proprio tu, adesso che ti marcisce il cuore. Portami da lei, Neri, ti supplico. Sono qui, Angelica. Perché tanta durezza, Neri? Santa, santa. Tu sei qui, finalmente, sono salva. Il mio cuore non è marcio, Caterina. Con te vicino, rinasco a nuova gioia. Le sofferenze della tua carne non ti faranno morire, ma serviranno a glorificare il Dio. Tu vivrai, Angelica. Ora basta! Questo è troppo, Eminenza! La pazienza della Repubblica Fiorentina ha pure un limite. E voi l'avete marcato! Al vostro posto non sorriderei. Giacché non è lecito giocare con la fame del popolo fiorentino. È chiaro il vostro disegno politico. Voi, non esportando il grano, credete di rendere schiava Firenze! Non è vero.
Voi esagerate a vostro tornaconto, don Faloniere. Il mio tornaconto è quello di Firenze. E qui non c'è soluzione. Alla fame risponderemo con la guerra. E vi avverto, Eminenza, dietro Firenze c'è tutta l'Italia. Fiorenza, alle armi! Città di Castello, Gubbio, Urbino, Firenze, Bologna, tutta l'Italia è in rivolta. Lo so, padre. Anche qui fermenta la rivoluzione. E a Lucca, e a Pisa. Lutti e rovine attendono il mondo. I forti però non conosceranno disperazione. Già che nel buon governo hanno fallito alcuni, spetta a noi adesso riassettare le pecore sbandate del greggio. Travaglio inutile, Caterina. Cosa possiamo fare noi, pochi, soli, ignoti e potenti, disarmati? Armate di feroci masnadieri percorrono l'Italia in lungo e in largo, saccheggiano, depredano, uccidono. Ho inteso! Siamo soli, Neri, e bene moltiplicheremo noi stessi. Siamo ignoti, padre, ci conosceranno. E inermi sappiatelo, noi non siamo, già che ci nutre la fede nel Signore. Scrivete. Vi detterò 5 lettere. Tu, Neri, scriverai alla regina di Napoli. Voi, messeri saracini, al re di Francia. Voi, padre, al nostro amatissimo signore in terra, il Papa. E voi a Barnabò Visconti e alla Repubblica Fiorentina. Comincerete tutti così. Nel nome di Cristo crocifisso e di Maria dolce, io, Caterina da Siena, serva e schiava dei servi di Cristo, per volontà del Signore e mia voglio. Bentornata, Eminenza. Alzatevi. Che nuove dall'Italia? Pessime, Santità. L'Italia è una strana terra e gli italiani strane creature. Forse voi non comprendete la loro fierezza. Tanto da dichiararci guerra, Santo Padre. Cose a me già note, Eminenza. Da Firenze è partita la scintilla della fierezza italiana, Santità. Voi parlate di scintille di guerra da Firenze, mentre a me giungono dalla vicina Siena scintille d'amore. Strano, Eminenza. Sedete. Conoscete Caterina da Siena? No, Santo Padre. Altri compiti avevo che visitare monasteri. Caterina non è una monaca, è una mantellata domenicana, illetterata, ma la segue ovunque un cenaco di dotti. Ho disposto che venga qui, ad Avignone. Ascolteremo così un'italiana. Non dimenticate questa, Mononaba. Ma Fra Raimondo è già partito. Sì, ci attende a Firenze, poi ci precederà ad Avignone. Firenze, Avignone, ma quella creatura si schianterà nel viaggio. È un viaggio lungo, arrivare fino a Coso in Francia è una fatica grossa. Mi raccomando, messere, statele vicino. Scherza, scherza. Mi lasci sempre in pena. Un viaggio così lungo non l'hai mai fatto. Ma non sono più una bambina, per mamma. Per me sei rimasta sempre tale. Ricordati a Firenze di dire ai tuoi fratelli che qui a Siena hanno ancora una madre. È da un anno che non danno notizie. E di loro che sto in pensiero. Ci penserò io, Monalaba. Firenze e Caterina dovrà presentarsi subito al gonfaloniere. Così hanno deciso i priori del popolo vecchio di Firenze.
Dirai al Santo Padre che la Repubblica di Firenze vuole stare in pace con il suo Stato e desidera che sia tolto l'interdetto e la scomunica. Perciò manderemo i nostri ambasciatori. Nelle tue mani è dunque il destino di questa nostra città. Non t'accorare, missere. Così come io sono senese, sarò fiorentina. All'occorrenza d'ogni altra città d'Italia io sarò figlia. Questa nostra terra che trema di tumulti, noi dobbiamo inondarla di pace. Occorre unirla. Ed ora più che mai dobbiamo stringerla in un cerchio di concordia e d'amore. Avignone. Caterina, tra gente ostile, in terra straniera, armata soltanto da incrollabile fede, si accinge alla sua prima battaglia. Guardate un po' che viene fuori dal trambusto d'Italia. Una monaca. Dicono che sia santa. È quello che vedremo. Vedremo ben poco. Non credere di sollazzarti con grandi novità. Lo credo. Ci vorrà ben altro che la presunta santità di una bigotta venuta dall'Italia per piegare un papa francese. Eminenza, il viaggio è stato molto lungo e faticoso. Padre. Padre, mi allontano un attimo. Voglio raccogliere il mio spirito prima di incontrare Sua Santità. Vieni, figlia, t'accompagno. Guardate, guardate, ella si apparta. Vuol fare la commediante anche in Avignone. Ma no, lasciatela in pace. Vedi che prega. È in estasi. Appunto, quello che cercavo. Se quello che dicono è tutto vero, con questo non sentirà dolore. Beneditemi, Padre Beatissimo. Conosco la ragione del tuo viaggio, figlia diletta. I fiorentini non hanno trovato migliore mediatrice per i loro affanni. Attendo i loro ambasciatori. Santo e veneratissimo Padre, con umiltà vi ascolto. Ma una cosa grande vi chiedo, nel nome del divin figliuolo, tornate a Roma. Lasciate Avignone. Roma attende che i suoi altari ritornino a rifulgere di luce e di preghiere. Ritorni la culla di Cristo a Roma. Le chiavi di Pietro sono arrugginite. E fate che ritorni la fede e la speranza tra i figli d'Italia. Mia diletta, mille ostacoli e contrasti mi vietano tale decisione. Ma allora, a nulla valse il vostro ardente sogno. Chi più di voi lo sa che avete fatto voto segreto di tornare a Roma? È vero,
era il voto segreto della mia elezione. Caterina, tu hai la confidenza di Dio. E voi tornerete, Santo Padre. Da Roma pacificherete il mondo. E quando saremo tutti uniti, in forte brigata volgeremo ad Oriente verso il sepolcro di Cristo per la Santa Crociata. Monsignore il Duca d'Angiò. Ci siamo riuniti, Duca, per scongiurare il pericolo di un ritorno a Roma della Santa Romana Chiesa. Come cardinali francesi abbiamo ritenuto nostro dovere informarvi ed agire secondo il desiderio e la volontà del re cristianissimo di Francia. Il re di Francia vi ringrazia, Eminenza. Non possiamo tollerare che una donnicciola italiana abbia causato tanto rumore in Avignone. Come dite voi, la donnicciola ha scritto anche al re di Francia e la sua lettera è stata letta con molta attenzione. Ha scritto al re di Francia? Monsignore, spero che non vogliate dirci che quella donna abbia il favore del re. Eminenza, il re è il re. Neppure agli scacchi è lecito soffiarlo. Io sono qui per tentare di aiutarvi. Cercherò di portare questa donna al mio castello per interessarla alle cose di Francia. Ora, se la sua politica è quella che è, non le sarà difficile pacificarci con gli inglesi. Se abboccherà l'esca vanitosa, come io spero, il viaggio del Santo Padre rimarrà un brutto sogno. Voi piuttosto cercate di avvicinare il vecchio padre del Papa ed inducetelo ad agire risolutamente sul figlio. Eminenza? Vano fu il sogno del Duca. Caterina non abboccò all'esca vanitosa. L'eminenza del re di Francia non conosceva l'italiana. Comanda, Eminenza. Il suo bagaglio è pronto. Sì, Michel. Che giunga questo messaggio al Corriere. Il re di Francia deve leggerlo prima che io arrivi a Genova. Genova non è ancora Roma. Vi scongiuro, vi supplico. Voi siete francese, rimanete su questa terra che vi ha visto nascere. Roma per voi è un suolo nemico. E qui tutti vi amano, io sono vecchio e non voglio morire senza la vostra benedizione. Ascoltatemi, figlio, ascoltate chi vi ha dato. Ormai ho deciso. Roma mi attende. Sono tuo padre, devi obbedirmi. Quella donna è una straniera. Gregorio è una straniera. Nella chiesa di Cristo, padre mio, non vi sono stranieri. Gregorio, non andare! Non andare, Gregorio! Deciderti. Non appena saremo giunti a Siena, dovrai riposarti. Monna Lapa ha ragione. Troppi viaggi ti schianteranno. Messere Saracini, siete sempre voi che brontolate. State tranquillo. La fatica non mi darà la gioia di morire. Il Signore vuole che io rimanga sulla terra. E la mia terra non è soltanto Siena. Tu sei andata in Avignone solamente per il tuo papa. Eppure avevi da sbrigare altri compiti. È tutta colpa tua se in Firenze in questo momento si scannano per le strade.
I nostri ambasciatori invano attesero di essere ricevuti in Avignone. Ed invano Firenze cercherà Letizia, se cambia governo nel tempo breve di un viaggio. Tu critichi noi uomini di Stato. Non basta il male che hai arrecato a Firenze. Non c'è nulla che voi possiate rimproverarmi. L'ira e l'impazienza sono il miele del peccato. Tu sei nostra nemica e sulla strada guardati dal mostrarti ai fiorentini. Grave danno ne verrà a Firenze per la tua intemperanza. Gli stati, sappi, devono essere governati come l'uomo giusto governa se stesso. Ed in molti siete che non potete governare in quanto privi di giustizia. E senza giustizia nessuno stato si può conservare nelle leggi umane e divine. Venite. Da questa parte. Fratello, solo così potrò raggiungere il mio Signore. Vi aspettavo, Benincasa. Finalmente, sorella, vi siete decisa. Il vostro corpo stanco, qui, nella quiete e nel riposo, tornerà a fiorire. Cecco, accompagna padre Raimondo. Sarete stanca, sorella. È meglio che andiate a riposare. Ho già preparato le vostre camere. Le mie camere, ne basta un angolo per riposare. Ma tutto il castello è a vostra disposizione. È un ordine di Messeri Saracini. Troppa grazia per una povera mantellata. Piacciono molto.
queste più di tutte. Cose molto gravi turberanno il tuo attimo di gioia. Gran parte dei cardinali francesi si sono ribellati al pontefice eleggendo un antipapa. Le truppe dell'impostore venute dalla Francia marciano su Roma. Mezza Italia è a sacco. Sarà vano scrivere, sorella. Al ferro è necessario rispondere col ferro. Questa volta solo un esercito potrà fermare la minaccia che grava su Roma. Chi difenderà la Chiesa, Caterina? Non contare su Alberico da Barbiano, né tantomeno su Giovanni Acuto. Capitani di ventura sono. Usi alla facile preda, scannatori di gente inerme. No, non affronteranno mai una vera guerra. Solo loro, Caterina. Il danaro potrebbe indurli ad abbracciare la causa del pontefice. Solo loro, sorella. Giovanni Acuto, hai detto? Per carità, sorella, non lui. È uno squartatore di monache e di frati. Proprio l'Acuto, Neri. Sarà lui a difendere la Chiesa. Thank you.
Come vuole Salomone! Dove vai, Sandra? Non puoi uscire dalla città! Torna indietro, Santa! Che tanta gloria, Giovanni Acuto, se solo contro inermi hai provato la spada. Fermati! Perché, donna? Forse tu hai un nemico più giovevole ai miei denti? Mi hanno detto che il nuovo pontefice Urbano VI è un uomo coraggioso. E forse lui il mio nuovo nemico? Non ho un nemico da proporti, ma una santa causa. Vuol vestirti di saio, capitano. Acuto! Qui c'è il pastorale. Se dovrai essere cardinale, è belle pronte. No. Non sarei mai cardinale, Giovanni. Però ugualmente servirai la Chiesa. Io, Caterina, ti dico che da questo momento tu sei soldato di Cristo. Chiacchiere. Perciò con somma letizia che in tempi così difficili e calamitosi, mentre la Chiesa è stretta da ogni lato da aspri nemici, che noi, Urbano VI, diletto figlio, ti consegniamo il vessillo della barca di Pietro e la spada di gonfaloniere della Chiesa. Il cielo benigno farà sì che anche alla tua spada, come quella dell'imperatore Costantino, propizia sia la vittoria. Il nostro Dio vince. Dio lo vuole! Vittoria! 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 Sì, Santo Padre, è triste dirlo. I cardinali italiani Corsini, Brossano e Orsini vi hanno tradito a fondi. Vi hanno chiamato impetuoso. E di più accaniti sono stati quelli francesi. Avevate tolto gli agi dalle loro dispendiose corti e la nostalgia di Avignone ha fatto regno nei loro cuori. Ma Santo Padre, questo è il tempo dei martiri novelli. I nostri cavalieri, a noi fedeli, riporteranno la vittoria. Il sangue dei martiri ribolle ed invita i vivi ad essere forti. Eminenze, questa donnicciola ci confonde e ci meraviglia. Dove noi abbiamo timore, costei ci conforta. Cosa deve temere il vicario di Cristo, anche se a lui si opponesse tutto il mondo? Cristo è onnipotente, è più potente del mondo, quindi è impossibile che abbandoni la sua santa chiesa. Banditi ogni timore. Sta scritto in cielo che coloro che hanno fatto e faranno della chiesa una pubblica meretrice mai coglieranno vittoria. Santo Padre, la chiesa sarà presto liberata dai falsi cardinali e dai preti non buoni, fiori puzzolenti del giardino della fede che lo attossicano e lo imputridiscono. Caterina, tu soffri. E bisogna che per risorgere a nuova vita tutto si guasti fino alle fondamenta. Oh.
Egli è il solo il vero pontefice. Chi affermasse il contrario, quegli è un eretico, un infedele, non un cattolico, ma un cristiano rinnegato. Solo al vero vicario di Cristo noi ubbidiremo fino alla morte. L'intelligenza artificiale. Cos'è vero?